Vi ringrazio molto di essere qua, assisterete ad una commedia. Io vi vorrei chiedere una cosa importante, anche se vorrete esprimere il vostro apprezzamento, per cortesia non applaudite durante le scene, perché i ragazzi, soprattutto i più giovani, vanno un po' in confusione. Quindi, gli applausi li lasciamo tutti alla fine, ovviamente sono graditissime le risate, il divertimento, perché siamo qua per questo. E non solo, questa commedia è frutto tanto del lavoro di Plauto che l'ha scritta, ma è frutto di un lavoro di tutto l'anno del laboratorio teatrale. I ragazzi vanno dai 14 ai 18 anni e quindi alcuni hanno un pochino più di pratica perché sono 5 anni che recitano o recitano anche all'esterno, alcuni sono giovani e quindi hanno lavorato tanto, perché è vero che è una commedia, sarà una cosa divertente, mi auguro che vi divertiate molto, però è anche vero che per loro è frutto di studio, di lavoro, di impegno e poi anche di divertimento, perché devo dire che si sono divertiti parecchio. Un'altra cosa vi devo chiedere: alla fine dello spettacolo siete pregati di non salire assolutamente sul palcoscenico, perché ci sono delle disposizioni di legge veramente giuste e piuttosto rigide, per cui quando poi scenderemo, i ragazzi usciranno eccetera, chi vuole chiedere l'autografo, fare omaggi, lo farà fuori, anche se lo spazio è un po' limitato. Ripeto, vi ringrazio molto, prego i ragazzi di non esagerare nei fischi e nelle lodi dei loro compagni di classe, perché altrimenti li faccio venire su, così capiscono che non è così semplice stare sul palcoscenico per delle persone così giovani. Vi ho detto tutto quello che vi volevo dire, i telefonini mi raccomando spenti, e buon divertimento, buona serata, speriamo che sia veramente una serata piacevole. Palancatele all'epifania del mondo alla rovescia.
Mi raccomando, il mio scudo deve brillare più dei raggi del sole quando il cielo è perso. Voglio che in caso di occorrenza, nel pieno della battaglia, esso possa abbagliare con la sua luce i miei nemici. E ora, consoliamo questa mia spada. Oh, poverino, oh, mia diletta, non essere triste di stare da troppo tempo qui distesa al mio possente fianco. Poveretta, non vede l'ora di fare i colpetti ai nemici! Ma dov'è Artofrogo? Eccolo qua, a fianco di un eroe forte e fortunato, dall'aspetto regale. Marte non oserebbe asserire di essere altrettanto battagliero. Ne oserebbe paragonare su prudenza di tutti. Ah, Marte, tu dici quello che io ho salvato nei campi Gorgoglionei, dove era comandante in capo Bumbo Machide e Clutumerisi stesse scalza schide. Ricordo, alludi a quel cane dell'armi d'oro di cui tu disperdesti le regioni in un soffio come fa il vento con le foglie o con le canne dei tetti. Sì, eppure fu una cosa da niente per me. Certo, per Ercole, a paragone di quel che potrei dire di tutte le tue prodezze, che non ha mai fatto. Se qualcuno dovesse trovare un uomo più impostore e più voglioso di costui, mi tenga per sé, sarò il suo schiavo. Non c'è più una cosa, da lui si mangiano certi pasticci d'olive che ci si impazzisce dietro. Ma dove sei? Eccomi, per esempio, là in India, come hai fatto a spezzare un braccio all'elefante? Ma come un braccio? Volevo dire una coscia. Eppure fu un colpetto da lui. Se ce l'avessi messa tutta, con un pugno avresti sfondato la pelle a quell'elefante e dalle viscere gli sarebbe uscito dalla bocca. Sì, ma non voglio riparlare di queste cose adesso, su. Oh, ma non vale la pena che tu mi racconti tutte le tue prodezze, le so già a memoria. È il vento che mi crea tutti questi fastidi. Devo allungare le orecchie se non voglio che mi si allunghino i denti. Devo far passare per buono tutte le fandonie che mi racconto. Che cosa volevo dirti? Lo so quel che vuoi dire, ricordo bene. Che cosa? Ma tutto quel che vuoi. Hai... Le tavolette le ho, e anche lo studio. Ma con che prontezza se uniformare il tuo pensiero al mio? Ma è mio dovere studiare le tue intenzioni per poter subodorare il tuo desiderio. Ti ricordi? Ricordo. 150 in cilicia, 160 in citratronia, 30 di sardi. Sono tanti quelli che ho fatto fuori in un sol giorno. E quanto fa in totale? 7.000. Per polluce, ma sei bravissima a fare i conti. E non ho preso neanche un appunto, ma ricordo ugualmente ogni cosa. Ma è una memoria straordinaria. Me la rinfresca di manicaretti. Se continuerai a comportarti così, ci sarà sempre un posto per te, la mia tavola. E là in Cappadocia? Se non gli si fosse spuntata la spada, non avrei ucciso 500 in un sol giorno. Sì, ma siccome non ne ho nient'altro che pante e rucoli, in confronto a me... Io la lascio sopravvivere. Che vuoi che ti dica? Di Virgopoli dice al mondo ce n'è uno solo. E per la sua bellezza, la sua prontezza non è uguale. Sono tutte innamorate di lui. E non hanno torto, bello com'è. E che cosa dicono di me? Mi hanno fatto un mucchio di domande. Ma Achille mi chiese una, ma no, le risposi. Ma il suo fratello è un'altra. È ben bello per Castore. Guarda che distinzione. Guarda come sta bene quella capigliatura. Sono proprio fortunate le donne che vanno a letto insieme a lui. Ah, e così dicono dunque? Non mi hanno chiesto oggi di farti passare in là come si fa con la processione. È una vera scocciatura essere così bello. Sì, come sono fastidiose. Pregano, scongiurano di poterti vedere. Vogliono che ti conduca da loro. Ormai non ho più modo che di occuparmi che dei tuoi affari. E va bene, ma ora è tempo di occuparci dei nostri doveri. Andiamo in piazza, devo condurre i miei mercenari da Re Seleuco. Andiamo. In greco arazon è quello che noi in latino chiamiamo gloriosus e voi in italiano fanfarone.
questa città è Efeso e il militare che se n'è andato al foro è il suo padrone. Uno spacciato, uno schifoso, un collezionista di spergiuri ed adulteri. A sentir lui tutto e gli corrono dietro, invece dovunque vada non ve n'è uno che non si stessa di lui. Sì, beh, ora non è molto che io sono suo servo e voglio che voi sappiate come gli sono capitato fra le mani dopo essere stato a servizio di un altro, ma ora fate bene attenzione perché è qui che cominceremo a esporvi il soggetto. Ad Atene avevo come padrone un ottimo giovane che amava una cortigiana. Figlia di un ateniese. E ne era ricambiato. Ah, oh, è questo l'amore più bello che possa esistere. Il giovane fu inviato in missione ufficiale a una patto per un importante affare di Stato. Nel frattempo capita per caso ad Atene il nostro militare. Si insinua presso la madre del suo padrone, comincia a farla forte alla madre, addestandole col vino, coi fronzoli, con i manicaretti. E così il militare entra in intimità con la mezzana. Non appena gli si presenta l'occasione, gioca il tiro barbino alla mezzana. La madre della ragazza amata dal mio padrone. Caccia la figlia sulla nave all'insaputa della madre e nonostante la sua riluttanza se la porta a Efeso. Non appena vengo a sapere tutte queste cose, mi faccio in quattro per trovare una nave e mi imbarco alla volta di Naupatto, ma giunti in alto mare accade quel che di lei vogliono. I pirati cattura la nave in cui si trovava! Ecco, non ho potuto! Prima di aver condotto a termine il viaggio intrapreso! E prima di aver raggiunto il padrone! Quello che l'aveva catturato lo dà in dono al nostro militare. Costui lo conduce a casa sua e va! Trovo l'amante del padrone! Alla prima occasione la donna dice che vuole fuggire e tornare ad Atene dal suo amato. E così, qua dentro, ho ordito una trama meravigliosa. Per consentire ai nostri innamorati di incontrarsi. Ecco qua, il militare ha dato alla concubina una stanza dove nessuno, tranne lei, può mettere. Ebbene, io ho forato la parete di quella stanza. Per dare modo alla donna di passare da una casa all'altra senza essere vista. Il vecchio era informato della cosa, anzi, era lui che aveva dato l'idea. Ora il compagno di servitù, un giovane, un uomo da poco, che il militare ha addetto alla sorveglianza della concubina. Con le nostre ingegnose intenzioni e le nostre abili astuzie, gli stenderemo un velo dinanzi agli occhi. Lo convinceremo che non ha visto quel che ha veduto. Ah, e perché tra poco non vi ingannate, oggi la nostra ragazza farà due parti. Di qua e di là. Vabbè, qua? Vabbè, insomma, sarà sempre la stessa. Ma fingerà di essere un'altra. Così la faremo in barba al guardiano. Ma la porta del vicino ha scricchiolato. Eccolo, eccolo dunque il simpatico vecchio di cui vi abbiamo parlato. Via, via. Per Ercole, se d'ora in poi non spezzate i calcagna, qualsiasi strano vi capiti di vedere sul mio tetto, con le vostre reni fabbricherò delle funi. Che adesso i vicini debbano essere testimoni di ciò che accada in casa mia. Stanno a spiare là dentro, attraverso l'impluvio. Allora, sia chiaro a tutti, chiunque della famiglia del militare vi capiti di vedere sul nostro tetto, eccettuato il solo palestrione, scaraventatemelo giù in strada. Quando anche dicesse che stai seguendo un piccione, una gallina o una scimmia. È la fine per voi! Se non gliene date tante, da farlo crepare. E per evitare che trasgrediscano la legge sul gioco d'azzardo, fate in modo che non abbiano più nemmeno uno sicino quando si metteranno a tavola a casa loro. Beh, quelli della nostra famiglia devono averne combinata qualcuna, a quanto sento, che il vecchio ha ordinato di spezzare le ossa ai miei compagni di servitù, ma ha fatto un'eccezione per me. E non mi importa nulla di quel che farà gli altri, ma abordiamo. Non è forse palestrione quello che mi sta venendo incontro? Che si fa per i plexomi? Se ci fosse da esprimere un solo desiderio, non sono molti gli uomini che vedrei o con i quali parlerei più volentieri di te. Ma che succede? Cos'hai da strepitare contro la nostra famiglia? È finita! Di che si tratta? Si è scoperto tutto! Che cosa si è scoperto? Poco fa, non so chi dei vostri, attraverso l'impluvio, mi ha scoperto in casa i Locomasi e l'ospite che si baciavano. Chi li ha visti? Un tuo compagno, servo. Chi è? E non lo so, sei glissato in un battibaleno. Beh, ritengo che io sono finito. Mentre si allontana, metto a gridare, ehi tu! Gli dico, che ci fai sul mio tetto? E quello, senza nemmeno fermarsi, mi risponde che stai seguendo una scimmia. Oh, povero, mi tocca morire per una bestiolina da niente. Ma fino a come sei ancora qua? C'era quando sono uscito. Beh, dille di spicciare.
sforzarsi a passare dall'altra parte, a meno che per causa dei suoi amori non voglia che noi della servitù ci tocchi sposa una croce. Ma io gliel'ho detto, se non ti serve altro. Sì, le dirai questo, che si attenga in tutto e per tutto alle norme delle donne, ai loro sistemi, alle loro abitudini. Sì, ma in che modo? Ma che convinca chi l'ha veduta di non averla vista affatto, e quando anche la si fosse vista 100 volte, lei resti sempre sulla negativa. Ha una faccia, una lingua, perfidia, malizia, caparbietà, furberia, e con i suoi giuramenti costringe l'accusatore a darsi per vinto, né ad avendere lei di menzogne, falsità, spergiuri, né ad avendere lei di astuzie, lusinghe e inganni. Una donna che abbia un minimo di furberia non ha certo bisogno di ricorrere all'erbivendolo, di erbe lei né ad avendere e tante da condirci ogni malizia. Va bene, io lo riferirò a Palestrione, ma ti stai rimuginando in capo adesso? Taccio un po' mentre raduno a consiglio i miei pensieri e li consulto sul da farsi, sulle furberie da contrapporre all'astuto militare, l'astuto zerbo mio compagno, volevo dire, che l'ha vista qui mentre si baciava stamattina. Va bene, pensaci, intanto io mi tiro in disparte. Guarda un po' che atteggiamento ha preso mentre raduna i pensieri, mentre riflette. Si batte il petto con le dita, sembra quasi che voglia chiamare fuori il cuore. Ecco che si volta. Adesso si appoggia alla coscia sinistra con la manca e con la destra fa i conti sulle dita. Adesso si percuote la coscia destra. Che colpi che si dà! Scarseggia le idee, ha schioccato le dita e le angustie. Muta posizione di continuo. Perciò avere tentenne il capo! Non gli va quel che ha trovato. Qualunque sia la sua idea, io sono sicuro che non la tirerà fuori tutta, ma la servirà ben cotta. Ecco, sta costruendo. Picca un puntello sotto il mento. Ma che garbo, che garbo! Degno di un vero commediante! Io sono sicuro che oggi non si concederà nemmeno un minuto di riposo se prima non sarà venuto a capo di quel che cerca. Ma ce l'ha fatta, mi pare. Su, vediti all'opera. Trova, cerca, inventa. Apri gli occhi e non lasciarti prendere dal sonno. Se non preferisci che siano le verghe a svegliarti riempiendoti di piazza, caro Palestrione. Ma Palestrione, parlo con te, non mi stai ascoltando? Apri gli occhi, ti dico! Si fa giorno, si dico sveglia, ti dico! Aspetta! Va bene, però, ma non vedi che il nemico ti sta alle costole e ti minaccia le spalle? Prendi una decisione, non c'è un minuto da perdere! Impiega ogni risorsa, ogni rincalzo, bisogna far presto! Precedi il nemico per qualche via, aggiralo, guidando il tuo esercito per qualche passo. Affresta una difesa per i nostri e taglia i viveri un avversario. E apriti una via, in modo che i convogli dei viveri possano giungere sicuri a te e alle tue legioni. Su, mettiti all'opera, trova in meta, metti in piedi un espediente caldo, caldo, in modo che ciò che sia visto qui non sia visto, e ciò che sia saputo non sia saputo. E dai, su, Palestrione, inventa, trova, cerca. Si sta accingendo una grande impresa. Innalza formidabili bastioni. E se ti assicuri, mi assicuri di... Palestrione, se mi assicuri di assumerti da solo questo compito, ti prometto che sbaraglierò l'avversario. Lo garantisco, mi assumo l'incarico. E io garantisco che otterrai quel che desideri. E allora che Giove ti sia propizio. Sì, ma ti dispiacerebbe mettere anche a parte me della trovata? Se stai un po' zitto, mentre ti introduco nel dominio dei miei stratagemmi, conoscerai al pari di me i miei piani. Io so preservare il tuo segreto. Il mio padrone ha la pelle dura come quella di un elefante, ma non ha più il cervello di un macigno. Questo lo so bene. Ebbene, ecco lo stratagemma che sto per ordire, la trama a cui ricorreremo. Dirò che la sorella di Filocomasia, una sua gemella, è venuta qua da Atene insieme all'amante. Le somiglia come il latte al latte e sono ospiti in casa tua. Bravissimo, approvo, l'ho trovata. Così, se il servo mio compagno avrà già fatto la spia, io ribatterò le accuse e dirò che ha visto l'altra baciarsi. Perfetto, e se il militare mi interrogherà, io dirò esattamente la stessa cosa. Sì, e direi che la somiglianza è perfetta. Inoltre bisogna istruire Filocomasia perché sia preparata quando il militare le farà delle domande. Sì, ma c'è solo un problema. Se questo militare le vorrà vedere tutte e due insieme, come facciamo? Ma è facile, si possono trovare mille pretesti. Non ha tempo, non è in casa, fa toiletta, sta facendo il bagno, sta mangiando, sta bevendo, non può. Insomma, di pretesti ce n'è quanti ne vuoi, purché sin da subito gli si faccia avere tutte le menzogne che ella gli dirà. Sono d'accordo con te. Allora va dunque. Se Filocomasia è ancora in casa, istruiscila, ammaestrala, dille di ricordarsi tutte le nostre istruzioni e ciò che abbiamo ordito a proposito della gemella. Ma io te la istruirò da maestro, ti serve altro? No, va. Andrò a casa anch'io. E facendolo gli onori cercherò di capire qual è il servo mio compagno che stamani ha inseguito una scimmia. Li conosco i miei polli. Non posso tacere ciò che sono il solo a sapere. I
Infatti è impossibile che non abbia rivelato di averla vista qui mentre si baciava con un altro stamattina. Ma la porta del vicino ha scricchiolato, tacerò, qualcuno prenda questa scimmia, accidenti! La scimmia? Entri in scena, per favore. La musica? La musica! Grazie. Oh, forse tu non sai del nuovo affare che è nato in casa oggi? Che affare? Scandaloso! No, zitto, non voglio saperlo! No, bisogna che tu lo sappia! Dimmi. Oggi, mentre inseguivo sul tetto la nostra scimmia... per volute, scelero! Un uomo da niente che inseguiva una vile bestiola! Ma che gli dai che schiantino? E tu dovresti parlare dal momento che hai cominciato. Oggi, mentre inseguivo la nostra scimmia, per caso, diedi un'occhiata attraverso l'impluvio. Ed ecco che ti vedo, Filo Comasia, mentre si bacia con un giovane straniero. Ma che scelerdaggine mi tocca sentire da te, scelero? Ma te lo giuro, l'ho vista. Impossibile, tu non hai visto niente. Ma cosa credi, che abbia un velo sugli occhi? Ah, questo lo dovresti chiedere al medico, ma per quanto mi riguarda, una storia simile, non dovresti spacciarla con così tanta leggerezza. Potrebbe metterti testa e gambe in pericolo di morte. Ma comunque, in ogni caso, ti sei assicurato la rovina se non la smetti con codeste sciocchezze. Come in ogni caso? Te lo dirò, primo caso, se accusi Filo Comasia torto, sei spacciato. Secondo caso, tu, che le sei stato affidato come guardiano, sei ugualmente spacciato. Io non lo so quel che ne sarà di me. So solo che ho visto quello che ti sta dicendo. Beh, insisti, sventurato. Cosa posso dirti se non quanto ho visto? Anzi, va a vedere tu stesso, ancora in casa. Filo Comasia non è in casa? No, te l'ho detto, va a vedere tu stesso. È proprio quel che intendo fare. Io ti aspetterò qui. Nel frattempo aspetterò al parco la nostra giovinetta che torna dal pascolo a restare. Ora ti pare. Se parlo, sono spacciato. E se non parlo, sono spacciato ugualmente nel caso che si venga a scoprire la faccenda. Scelero, c'è al mondo un uomo più sfrontato di te, qualcuno più esposto alla collera, all'inimicizia degli dèi. E non te la fai cavare con questa lingua chiacchierona? Io non comprerei la tua vita per una noce guasta. Eccola qua, Filo Comasia, in casa. E tu che sostenevi di averla vista mentre si baciava e si abbracciava con un altro. Ma strano che tu mangi l'olio quando il frumento si può al mercato. Ma cosa vuol dire? È che sei debole d'occhio! E tu sei cieco, scelero, perché Filo Comasia è in casa! Ma via, ti bulli di me, palestrione! E allora devo avere le mani imbrattate. E perché mai? Perché gioco con la mela! Accidenti a te! Questo accadrà a te, scelero, se non moderi toni e linguaggio. Ma la porta di casa nostra ha scricchiolato, tacerò. E io nel frattempo tengo d'occhio quell'altra, perché Filo Comasia non ha altro modo di passare da una casa all'altra se non apre la porta. Se Filo Comasia è in casa, scelero, io te lo giuro, io non lo so che scelerataggini ti tormentino. Io vedo con i miei occhi e penso con la mia testa e nessuno mi leverà mai dalla mente di aver visto quanto ho visto. Quest'uomo è il mio potere, tra poco lo stanerò dalla trincea. Vuoi che ti costringa ad ammettere che hai le traveggole? Va pure. Che non hai un briciolo di cervello e non sai far buon uso degli occhi? Vai, divertiti. Allora tu sostieni, no? Che Filo Comasia si troverà. Sì. Ora tu sai che non esiste alcun passaggio da quella casa all'altra. Eh beh, certo. Oltre il diluvio. Sì. Bene, se io te la faccio venire qua con i suoi piedi, dal casa sua, tu non ti meriti un fracco di legnate? Sì. Bene, allora ti ridocchio l'uscio, la vado a prendere.
Ho una voglia matta di sapere se io ho visto quanto ho visto o se lui, come assicura, farò in modo che lei si trovi in casa. Perché insomma io ho i miei occhi e non li chiedo in prestito ad altri. Ma lui è il suo preferito, le fa sempre la corte la buona parassita. È il primo a venire servito, è il primo a venire invitato. Ma insomma io devo tenere d'occhio la porta. Beh, vedi di ricordarti le mie istruzioni. Oh, non capisco perché debba ripetermelo tante volte. E anch'io ho paura che tu non sia abbastanza maliziosa. Dammene 10 delle meno scaltre e te le scaltrirò. Che d'astuzia, ne ho d'avanzo io. Ma tu insisti nei tuoi scatoloni, io mi terrò in spalla. Beh, Scheletro? Palestrione, le orecchie le ho, che vuoi farla? Beh, credo sia proprio questa la posizione in cui dovrai morire fuori porta quando starai sul patibolo. A braccia distese. Ma per l'età immortali quella è filocomasia. Ma fare anche a me, bene quando vuoi. Beh, che devo fare? Preparati a morire al più presto. Dov'è quel bravo di un servo che mi ha accusata, innocente come sono, di una colpa orribile? È qua, 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 qua. Ah, dunque tu, furfante, sostieni di avermi visto qua, nella casa del vicino, che mi facevo baciare. Sì. Ma tu m'hai visto? Sì, con questi occhi. E te li caveranno, credo io, perché scorgono più di qualche vedo. Ma son ben sciocca, proprio una stupida a chiacchierare con questo pazzo. Ma avrò pur la tua testa. È inutile che mi minacci. So bene che la croce sarà la mia tomba. È stata quella di mio padre, di mio nonno, del mio bisavolo e del mio trisavolo. Ma non saranno certo le tue minacce a cavarmi questi occhi. E anzi, palestrone, vorrei scambiare due parole con te. Di grazia, da dove è uscita costei? Da dove? Sono da casa. Da casa? E guardami un po'. Mi pare ben strano, dato che in casa nostra non esiste né un giardino, una terrazza, una finestra che non abbia l'inferriata. Ma scusa, ti ostini a volerla accusare, fuffante? Non era dunque falso il sogno che ho fatto stanotte? Che sognato? Allora, io ve lo dirò, ma fate attenzione. Mi è apparsa in sogno la mia sorella gemella. Veniva da Atene a Efeso con un amante. E mi è parso proprio che andassero ad abitare nella casa del vicino. Io provai una sensazione di gioia immensa al suo arrivo, ma fui subito esposta a un gravissimo sospetto. Infatti, un servo, proprio come stai facendo tu adesso, mi accusò di essermi baciata con un giovane straniero, ma in realtà era la mia gemella che baciava il proprio amante. Ma forse che non ti accade da sveglia ciò che hai visto in sogno? Entra in casa, prega, io ritengo che si debba raccontare tutto al militare. Ah, sono decisa a farlo, non lascerò che mi si accusi in questo modo. Ora hai gran paura. Tu lo sai che sei perduto. Ora è in casa, e questo è sicuro. Quanto è sicuro che io debba tenere d'occhio la porta? Scusa, ma che cosa ne dici della strana corrispondenza tra il sogno che l'ha fatto stanotte e i tuoi sospetti di averla vista baciarsi? Non so più se devo credere a me stesso. Mi viene fatto pensare, non aver affatto visto quanto ho visto. Per Polluccio, mi pare che tu ti la veda un po' troppo tardi. Se la faccenda arriva alle orecchie del padrone, tu sei bello spacciato proprio. Ma io non so, perché l'ho vista, ma non l'ho vista. Certo, però poco ci è mostrato che per farti zelare, poco ci è mancato, che per volerti mostrare zelante col padrone, poco per non la finissi per sempre. Ecco, ma la porta del vicino ha scricchiolato, tacerò. Porta il fuoco sull'altare, perché nella mia gioia possa rivolgere a Diana e Fesia lodi e ringraziamenti. E bruciare in onor suo i soavi profumi d'Arabia, perché essa mi ha salvato nelle regioni di Nettuno, nelle tempestose contrade dove sono rimasta a lungo in balia dei curiosi flussi. Dal momento che mi state osservando, presumo di darvi delle spiegazioni. Non mi riconoscete, vero? Appena vi dirò chi sono, rimarrete stupefatti. Vi sembrerò diversa, altera, posata. In realtà sono la stessa che avete appena visto entrare nella casa di Pirgo Pollice. Sono il suo bottino di guerra, niente più che un gingillo. Il mio cuore, però, appartiene a un altro, Leusipio, partito da Atene per riportarmi a casa. Mio alleato è il foro nel muro, attraverso il quale mi insinuo di nascosto da una casa all'altra, fingendomi chi non sono. Intrappolata tra due pareti, la vera me aspetta di poter emergere libera. Da un uscio all'altro mi trasformo. Ora sono la donna sottomessa al militare. Ora colei che lotta per il suo amore. Incarno i valori di fedeltà e di giustizia. Per questo il mio nome sarà Giustina. Ma ricordate, sono solo Filocomasia in lotta per se stessa. E adesso ve lo dimostrerò. Palestrione, oh palestrione! Oddio, Scheletro, Scheletro, che guai! Ma quella che è appena uscita dalla casa,
forse Filocomasia, la concubina del padrone. Ma sembra lei, ma è incredibile, ma come ha fatto a passare da una casa all'altra? Hai forse dubbio che non sia lei? Sembra lei. Vabbè, avviciniamola, andiamo a parlare. Ehi, Filocomasia, cosa ci fai qui? Quale faccenda ti porta in questa casa? Perché non mi rispondi? Filocomasia sta parlando con te! No, per Polluce, parli con te stesso, perché costei non ti risponde affatto. Parlo con te, abisso di vizi e di vergogne. Con te che te ne vai in giro per le case dei vicini. Ma con chi ce l'hai? Con te! Ma chi sei e che hai a che fare con me? Tu non ci conosci? Né l'uno né l'altro. Cioè, non sai chi sono io? Forse è uno scocciatore, chiunque tu sia, tu e lui. Tu non conosci né tu né lui. No, non ci conosci. Io ho paura. Ho paura di che ci si sia perduti da qualche parte. Senti, Cinedro, io voglio mettere bene chiaro questa faccenda. Noi siamo noi o siamo degli altri? No, perché non vorrei che i vicini ci avessero scambiato senza che ce ne fossimo accorti. Ah. Io sono io e questo è fuori di dubbio. Addio per Polluce. Senti, bella, qua deva e cerchi guai, cara la mia Filocomasia. Ma che furie ti perseguitano da chiamarmi con un nome che non è il mio. E che nome, poi? Perché? Come ti chiami, dunque? Il mio nome è Giustina. Ah, tu sei ingiusta, non Giustina. E fai un torto al mio padrone. Io? Tu? Ma se sono giunta da Atene a Efeso ieri sera assieme al mio amante, un giovane ateniese. E dimmi un po', che ci vieni a fare qui a Efeso? Ho sentito dire che la mia gemella si trova qui e sono venuta a cercarla. Sei furba, tu? Sono sciocca, invece, per Castore, molto se sto qua a perdermi in chiacchiere con voi. Me ne vado. No, 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 non ti lascerò andare. Lasciami. No, non ti lascerò andare, sei colta sul fatto. Tra poco a me scricchioleranno le mani, a te le mascelle se non mi lasci. Non mi interessa, non ti lascerò andare, anzi, ti porterò a casa, a forza e a tua marcia rispetto. Io non risiedo in questa città, sono soltanto un ospite. La mia casa è ad Atene, nell'Attica. Di codesta io me ne infischio, quanto a voi. Non vi conosco, non so chi siete. Va bene, allora intentami un processo, perché io non ti lascerò andare affatto. A meno che tu non mi prometta che se io ti lascio andare, ci verrai di tua sponte. Mi ci costringi con la forza, chiunque tu sia. Ti prometto, se mi lasci, di entrare là dove mi ordini. Ok, sei libera. Allora, se sono libera, me ne vado. Ma vatti a fidare delle promesse delle donne. Oh mio Dio, Scelendro, ma ti sei lasciato fuggire la preda dalle mani? Assomigliava tanto che non poteva che essere lei. Prendimi la scimitarra. A che ti serve una scimitarra? Romperò di filato nella casa del vicino e a chiunque vedrò baciarsi con Filocomasia, gli taglierò la testa. Va bene, te la farò avere subito. Va, va, va. Certo che non venne cavaliere né pante che metta così tanta astuzia, così tanta audacia nelle proprie imprese. Come è stata brava a recitare entrambe le parti, come la facciamo in barba al suo prudente guardiano. E che meraviglia quel passaggio nella parete. Palestrina, la scimitarra non ho proprio. Perché mai? Perché Filocomasia è in casa, ti ho detto. Stando a quel che dici, ti sei cacciato nei guai, eh? Perché hai dovuto mettere le mani addosso all'ospite del vicino? Nulla farà sì che non fosse la sua gemella. No. È chiaro che le cose stanno come dici te. Poco ci è mancato che mi infilassi in un grosso guaio se avessi parlato con il militare. Esatto. Ora, tu, se hai un minimo briciolo di cervello, non fiaterai, perché un servo deve sapere più di quel che non dice. Io però non c'ho più voglia di crearmi in pace la schiena, andrò a casa del vicino, se il militare mi cerca, fammi chiamare. Ciao, Scelebro. Non ha più cura degli interessi del suo padrone, di quanto non gli avrebbe se non fosse a suo servizio. Per Ercole, questa gente non mi ritiene un uomo, ma una femmina. Guarda come si fa un gioco di me, i servi del militare che sta qua a fianco. Qui, in strada, ma a trattare la sua ospite, arrivata ieri da te insieme al suo ospite. A importunare una giovane nata libera che è libera tuttora. Per Ercole si dirige come una furia verso di me e ho paura che questa faccenda mi si risolva in un grosso guaio. Le andrò vicino. Sei tu, Scelendro, razza di furfante, quello che poco fa, proprio qui davanti a casa mia, hai insolentito la mia ospite? Bravo vicino, ascolta, ti prego. Io dovrei ascoltare te. Voglio scusarmi. Tu scusarti con me dopo che hai compiuto un'azione così infame, così indegna? Solo perché fate i mercenari pensate che tutto vi sia concesso, eh? Arnese da frusta? E che gli dèi e le dee tutte m'assistano se non mi si dà soddisfazione fustigandoti un giorno intero per avermi fracassato le tegole nell'inseguire quella scimmia, tua degna socia. Ma anche per aver spiegato di là il suo vicino che in casa sua s'abbracciava e si baciava con l'amante. E per aver osato accusare di adulterio una donna onesta, la concubina del tuo padrone, lui in tanto scandalo. E infine per aver messo le mani addosso alla sua ospite davanti casa sua. Ah, bravo vicino,
Ascolta, sono arrivata a un punto tale da non sapere se sono più io a doverti chiedere riparazioni oppure se quella che sta là non è quella che sta là che non è quella che sta là, se sono io a dovermi scusare con te. Allora, va in casa mia e guarda se quello che madre l'ha detto. Arriverò subito. Ehi, Filocomasia, aspetta, passa di corsa da me. È urgente che quando Scheletro sarà uscito, torna di corsa da voi. Per Polluce, la mia paura ora è che mi si guasti tutto. Se quello non mi vede quella donna, mamma, eccolo che esce. Vedi te, mortali, io credo che due donne talmente somiglianti, nemmeno gli dei saprebbero crearla. Ebbene? Io l'ho vista, ma... Ma è lei? Io ho visto lei e il tuo ospite. Ma è lei o non è lei? Non lo so. Hai visto questa donna o no? Sì. Allora, entra di botto in casa del tuo padrone e guarda se la tua strada dentro. Tornerò subito. Per Polluce. Non ho mai visto farsi gioco di un uomo qualsiasi in modo così sciocco, così stupido. Eccellente. Mamma, è quello che esce di nuovo? Bravicino! Per gli dèi, per gli uomini, per le tue ginocchia, ti prego, ti scongiuro di perdonare. Ma cosa mi scongiuri? Ora, capisco, finalmente, di aver compiuto un atto orribile, capisco di meritarmi un castigo esemplare. Ebbene, le hai viste tutte e due? Sì. E allora fai venire qua il tuo padrone. Ammetto di essermi meritato un castigo esemplare, ma io credevo che fosse Filocomasia, la concubina del padrone, quella a cui lui stesso ti ha ordinato di fare la guardia. E quindi hai visto i miei due ospiti che si baciavano? Bisogna che tu mi abbia preso per il più inetto degli uomini! Se mi hai creduto capace di tollerare che in casa mia, me consapevole, si facesse un simile torto al vicino! Ma capisco di averti fatto un grosso torto, ma io l'ho fatto senza malizia! Senza malizia, un servo deve saper frenare gli occhi, le mani e la lingua. Allora, se io da oggi in poi aprirò bocca anche su di una cosa su cui sono completamente certo, fammi fustigare, anzi, io stesso mi metterò nelle tue mani. Ma per questa volta, ti prego, perdonami. Va bene, mi sforzerò. Voglio credere che tu l'abbia fatto senza malizia. Ti ho coriandolone? No, vai. Ma ha dato la baia. So bene qual è il suo piano. Appena tornerà dal cuore a militare, verranno ad accontarmi in casa. Vogliono vedermi, me ne sono accorta da pezzo. Ma oggi me ne abboccherò quest'anno. Me ne andrò via da qualche parte finché le acque non si calmino. Vabbè, qualunque sarà il mio sogno, me ne andrò a casa. Sei ritirato. Perché sono di sicuro per Polluce che un porco, appena macellato, è assai meno insipido. Lasciarsi convincere di non aver visto quel che ha visto. Occhio, orecchio, cervello, vi sono passati dalla nostra parte. Finora è andata bene. La ragazza ha fatto la sua parte che è un piacere. Ma non è forse il caso di tornare in Senato? Si potrebbe tenere udienza plenaria. Manda dunque che rientri. Certo, non vorrei mica che si tenga in scrutinio. Senta, hai ragione. Ok, adesso occorre che non ci sia nessun nemico ad ascoltare il nostro piano, mi tocca andare in esplorazione, ma mi sembra di vedere che non c'è nessuno, li chiamerò Periplectromero Pleusicle, venite avanti. Eccoci qui, pronti a vederti. Ma è facile comandare gentiluomini, ma vorrei sapere una cosa, agiremo secondo il piano che abbiamo ordito là dentro? Non ce ne potrebbe essere uno più adatto. Beh ragazzi, ascoltiamo cosa ne pensa Pleusicle. Io sono d'accordo, del resto chi potrebbe essere più affezionato di te? Mio caro ospite, belle e gentili parole tue. Sì, proprio belle queste parole. Sì, ma c'è una cosa che mi affligge tremendamente, che mi tormenta anima e corpo. Che cosa? Dimmelo! Oh, cosa sarà mai che lo tormenta? Poveretto. È vederti coinvolto alla tua età in queste ragazzate, indegne di te e dei tuoi meriti. Vedere come te la prendi tanto a cuore per me, come vieni in aiuto ai miei amori. Fai cose che si preferisce evitare che mischiarmisi. Provo vergogna a darti questi fastidi vecchio come sei. Ma questo è un nuovo modo d'amare, caro mio uomo. Provi vergogna per una tua azione. Tu non sei innamorato, sei una larva d'amante, Pleusicle, non un amante. Una larva d'amante, cosa avrà mai voluto dire? Ma io ti devo mettere in queste angustie per i miei amori? Ma di un po'. Ti sembro maturo del tutto per la Chironte, bello e pronto per essere messo nella bara? Ti sembra che io viva da troppo tempo? Eppure non ho più di 54 anni, ci vedo bene, cammino spedito, ho le mani agili io. Ma che bel giovanotto, ma scusate, si è visto oppure crede di avere 20 anni?
Sui suoi capelli bianchi te lo fa parere vecchio. Per quanto riguarda il carattere, non lo è affatto. È un animo nobile il suo, fatto a regola d'arte. Sì, hai ragione, ma... Caro ospite mio, quanto più ne farai l'esperienza, tanto più conoscerai la mia premura nel favorire i tuoi amori. Questo vecchio rimbambito pensa solo agli amori, poveretto. Ma che bisogno c'è di sapere quel che ormai si sa? E durante un banchetto non toglie mai la parola di bocca agli altri e inoltre non ha ancora dimenticato le buone maniere. Non dà noia ai convitati, prende parte alla conversazione nei giusti limiti e nei giusti limiti tace quando tocca agli altri parlare. Non sputa, non scatarra e non ha neppure la goccia al naso. Che grazioso semivecchio, se davvero possiede tutte le doti che sta enumerando, è certo Venere che l'ha nutrito e allevato. Inoltre, ai banchetti, non accarezza mai le sbandierine degli altri, non porta il piatto al vicino, non gli strappa la coppa dalle mani, e se qualcuno gli dà noia se ne va a casa. Quando è a tavola si dedica tutto a Venere, all'amore, al piacere. Sì, beh, di garbo nei tuoi modi qualunque ve ne aiosa. Certo. Ti troverai costretto a convenire, che ho il temperamento di un giovane, tanto cercherò di aiutarti in ogni circostanza. Ti occorrerà l'aiuto di un tipo arcigno, irascibile? Eccomi! Ti servirà invece un tipo mite, tranquillo, beh. Sarà più tranquillo di un mare in bonaccia e più mite di uno zeffiro. Solo che tu lo voglia, troverai in me il primo dei convitati, il più gioviale dei parassiti e il più generoso scialacquatore. Beh, poi, se si tratta di danzare, non c'è ballerino più flessuoso di me. E tu, quale tra queste doti sceglieresti, Pleusicle, se aspettasse a te la scelta? Quello di contraccambiare i tuoi e i suoi favori, perché mi accorgo che vi date una grande pena per me. Mi spiace causarvi tutte queste spese. Che sciocco. Quando si spende per una cattiva moglie o per un nemico, quella è spesa. Ma se si spende per un ospite o un buon amico, quello è guadagno. Per il sapiente poi è un guadagno perché si spende nel culto degli dèi. E per grazia degli dèi, l'ospite a casa sua mangia, beve e se la gode meglio che può. La casa sua è libera. Con le sue ricchezze, grazie agli dèi, avrei potuto prendere in moglie una donna con una ricca dote, di assai nobili natali, lo dico francamente, ma non ho voluto tirarsi in casa una sbrettona come lei. Ma perché non vuoi? È così bello mettere al mondo dei figli! È per Ercole, ma è ancora più bello essere liberi! Tu sei in grado di dar buoni consigli agli altri, oltre che a te stesso. Beh, sarebbe bello prendere una buona moglie, se solo ci fosse un luogo al mondo dove la si possa trovare. Ma dovrebbe forse tirarsi in casa una donna che gli dice: comprami un po' di lana, maritino mio, per farti un mantello morbido e caldo e delle tuniche che tengano caldo tutto l'inverno. E gli dice: dammi il denaro per fare il regalo a mia madre per le calende, dammi il denaro per preparare i canditi, dammi il denaro da dare alla rustica, l'indovina e anche alla fattucchiera, ma vi rendete conto? E sarebbe uno scandalo se non si mandasse niente a quella che legge nelle sopracciglia. La piegatrice di vesti poi è una missibile che non la si paghi. È un pezzo che la ceraiola mi tiene il muso perché non ha ricevuto niente. Beh, insomma, tu guardi benissimo i tuoi interessi. Tu hai 2 o 3 gemelli, se te la passi bene. Ma quest'uomo deve fare dei figli che tengano la sua stirpe, il suo nome. Ma dal momento che ho tanti parenti, che bisogno io di figli? Io sto bene ora, vivo bene, faccio quello che voglio, quello che mi pare. E alla morte, darò tutti i parenti, lo spartirò tra di loro. E si prenderanno fra di me, vedranno a vedere come sto, cosa voglio. Prima che spunti il giorno, sono già tutti là. Si premurano di chiedergli come ha passato la notte. Fanno un sacrificio, gli servono una porzione più grande della loro. Lo conducono al banchetto sacro, lo invitano a pranzo, a cena. Fanno a gara nel mandargli i doni e lui mormora tra sé e sé: sono i miei averi che vogliono. E intanto mi mandano a gara manicaretti e regali. E poi, se avessi avuto figli, me ne sarei presa di grattacapi. Sarebbe stato un continuo tormento. Se uno di loro avesse avuto la febbre, mi sarei ficcato in testa che stava per morire. E se invece fosse caduto, smontando la cavallo dopo aver alzato un po' il gomito, beh, avrei temuto che si fossero su una gamba, o peggio, l'osso del collo. Ma quest'uomo merita di essere ricco e di vivere a lungo, perché se la spassa bene rende servizio agli amici. Beh, adesso comunque occupiamoci della faccenda che ci sta a cuore, eh? Di portare via tutto al militare, insomma, ho bisogno della vostra concentrazione. Buone piano. E tu fuori l'anello. E cosa ti serve? Quando la grossa l'hai messo al pari di quanto congegnato. Va bene, prendilo, servitene pure. E tu in cambio, ascolta quanto ho da dirti. Io e il mio ospite ti ascoltiamo attentamente. Il mio padrone è un donnaiuolo come mai ce ne stati e mai ce ne saranno, credo io. Questo lo sappiamo bene. Va in giro, si vanta di essere più bello d'Alessandro, dice che tutte le donne gli corrono dietro senza farsi fregare. Madamina, il catalogo è questo, delle belle giamore, padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me.
Palestrina, riassumi il più
brevemente possibile. Vuoi scovarmi una ragazza carina che si è ricoperta di spirito ed astuzia? Ma la vuoi libera o liberta? Lo stesso, l'importante è che sia avida di denaro, che nutra il corpo con il proprio corpo e che abbia sale e zucca, un cuore no, perché nessuna donna ne ha. Ma la vuoi ben piantata o non la vuoi? Ma insomma... Cioè... Vabbè, insomma, l'importante è che sia il più possibile giovane e graziosa. Ne ho giusto una che fa per te. Una mia amante. Una cortigiana ancora in fiore, ma cosa ti serve? Lo saprai, ma dimmi, ha una servetta? Sì, ne ha una straordinariamente staccaltra. Bene, ecco quello che faremo allora, è proprio quello che ci serve. Tu, lei, fingerà di essere tua moglie. Darà l'anello alla sua servetta, che farà finta di darlo a me, perché io lo dia al militare, così che io sempre soltanto un intermediario in tutta questa faccenda. Sì, ma puoi anche non urlare perché io ci sento. Beh, sì, ecco, aiutami, eh? Sì, oh, tranquillo, bene. Tranquillo. Allora vai adesso e occupati della... Ma perché sai, nemmeno il sole, se l'avessi fatta cercare da lui, avrebbe trovato due donne più adatte di quelle di cui io dispongo. Vai, vai, grazie, grazie per il comodo musica, adesso tocca a te. Allora, un compito su sacco, eh? Quando arriverai, che parlerai con il militare Filocomasia, ricordati di non chiamare Filocomasia col suo vero nome. E come devo chiamarla? Giustina? Ah, ora mi ricordo. Basta, va. Oh, che meccanismo che sto mettendo in atto, che stratagemma, eh? Se le mie truppe sono ben schierate, porterò via la concubina militare. Ma diamo incontro al nostro uomo adesso. Sceledro? Sceledro, palestrione che ti chiama, se puoi esci. Sceledro non ha tempo. E perché mai? Fa glo-glo dormendo. Fa glo-glo? Sì, rompa, volevo dire. Ma siccome quando rompa è lo stesso che se facesse glo-glo. Sceledro sta dormendo in casa. Sì, ma non col naso, che con quello fa un fracasso infernale. Vabbè, avrà trincato un bicchiere di vino di troppo. Avrà rubato un'anfora dal nostro cantiniere nato. E tu, fuffante che gli fai da sotto cantiniere, vieni qua. Che vuoi? Come gli è saltato il ticchio di addormentarsi? Chiudendo gli occhi, penso. Non ti sto chiedendo questo, lo sai che non ti sto chiedendo questo. Dimmi, gliel'hai cavato tu il vino? No. Tu neghi? Sì che nego per Ercole, perché lui mi ha proibito di dirlo. Ma t'assicuro che non gliel'ho cavate fuori otto emine, che lui non se l'è bevuto caldo caldo a pranzo. E non hai bevuto neppure tu. Gli dei mi fulmini, non so, ho bevuto e se ho potuto bere. Perché? Perché era troppo caldo e quando ho fatto la sorsata mi sono bruciato la gola. Ah, perfetto, perfetto. Uno è sbronzo e l'altro ingolla mistura d'aceto. Insomma, tra cantiniere e sottocantiniere siamo proprio in buone mani. Ma se tu faresti lo stesso per Ercole, se potessi seguire il nostro esempio, ma siccome non puoi, hai solo invidia. Senti, gliel'hai mai cavato prima d'oggi, no, vero? Ascoltami bene, mi devi dire la verità, perché sennò sei morto. Davvero? Perché tu vada a riferire che ho confessato che una volta che mi abbiano scacciato dalla dispensa dove mi ingrasso e che abbiano fatto te dispensiere, ti vado a prendere un altro come sguardo. Non lo vero? Farò, non lo farò, parla francamente. Non l'ho mai visto cavarne fuori un goccio, ecco come andavano le cose. Lui mi dava un ordine e io poi spillavo. Ecco perché le anfore stavano sempre a testa in giù. No, non è codesta la ragione per cui facevano simili capotomboli. Vi è che in cantina c'era un cantuccio assai sdrucciolevole e là, accanto alle anfore, una pentola da 2 libbre. Spesso la si riempiva 10 volte al giorno, riempirla e vuotarla era una cosa sola. Ma quando la pentola baccheggiava, le anfore capitombolavano. Vabbè, sì, ok. Io andrò al foro incontro il nostro militare e lo porterò qua. Sono rovinato. Appena il militare saprà queste cose, mi metterà la tortura per non averlo avvertito. Andrò da qualche parte a rifugiarmi per rimandare almeno un giorno la mia tortura. Voi non dite niente, mi raccomando. Dove stai andando? M'ha mandato altrove. Chi t'ha mandato? Filocomasia. Vabbè, va, ma torna immediatamente, eh. Ah, sì, ma tu fammi un favore, per piacere. Se mentre sono via si distribuiscono legnate, la mia parte, prendila te, mi raccomando. Hai capito te, Filocomasia? Poiché Sceledro dorme, lei ha mandato via anche il sottocantiniere così da poter passare dall'altra parte. Approvato. Ma... ecco dunque per il plettomeno che esce con le donne che gli ho chiesto. Accidenti, sono perfette, non hanno niente delle cortigiane, sono delle signore che fascino gli dei, ci sono propizi. Ti ho spiegato tutto per filo e per segno in casa, Proteleus, e anche a te, Milfidippa. Se non avete colto del tutto i dettagli del piano, state bene a sentire perché ve li rispiegherò da cima a fondo. Ma se avete capito, parliamo anche d'altro. Sarei una sciocca, una vera stupida a cacciarmi in un'impresa del genere e a prometterti il mio aiuto se non sapessi essere maliziosa e scaltra in casi del genere. Sì, ma è sempre meglio istruirvi a dovere. Quanto sia importante istruire una cortigiana non è un segreto per nessuno, ma sono stata
stata io la prima a sentire le tue ultime parole e a dirti che si poteva pregare in unitaria. Nessuno ne sa mai abbastanza da solo. Ne ho visti tanti più di una volta. Perdere la giusta via proprio prima di averla presa. Quando una donna deve dar prova di destrezze e di malizia, dispone di una memoria indelebile e infallibile. Se invece deve dar prova di fedeltà e di dolcezza, un tratto diventa smemorata, non riesce più a ricordar nulla. Ma è proprio questa la mia paura, perché dovrete dar prova di una e dell'altra insieme. Purché questo bene lo facciamo inconsapevolmente, non aver timori. Che roba le donne! Tranquilla, se le intendono con chi è peggio di loro. Ma per Ercole venite in buona compagnia. Oh, palestroni, capiti, a proposito, ecco le due donne che mi hai chiesto di condurti e vestite proprio come tu mi hai chiesto. Palestrone porge il suo omaggio ad Acroteleuzia. Ma chi è questo bel Giosanvane che osa chiamarmi per nome? Questo qui è il nostro architetto. Salve, architetto. Salve, salve a lei. Ma dimmi, vi è istruita bene costui? Te li conduco debitamente ammaestrati, tutti e due. Sì, beh, vorrei sapere come. Ho paura facciate qualche passo falso. Tu hai ripetuto loro le tue istruzioni, senza aver detto niente di più. Tu vuoi che si fingere in militare il tuo padrone, giusto? L'hai detto. Che lo si faccia con garbo e finezza? È tutto predisposto. Sì, e che tu finga di essere innamorata persa di lui. Sarà fatto. E che io la tua serva ti teniamo mano in questo. Sarei accontentato. Scusate! Ma... Palestrone, che bisogno c'è adesso di dire delle cose che loro sanno a memoria? Sì, certo. Meglio così. Considera infatti una cosa, caro patrono. Quando l'architetto è bravo, se costruisce una carena ben disegnata, se questa è solida e forte, è facile costruire la nave. Ora, la nostra carena è d'una forza e d'una solidità a tutta prova. Ci sono architetti qua che sanno il loro mestiere. E se i fornitori non ci fanno aspettare troppo, conosco bene le nostre istruzioni, la nave sarà pronta presto. Bene, bene, allora vedo che siete pronte. E poi lei conosce il militare. Tu lo conosci il militare, no? Assolutamente. Certo, come potrei non conoscerlo? Quell'essere odioso a tutti, quel tonnaiolo ricevuto, quel fanfarone profumato. Lui non ti conosce, giusto? Assolutamente no, non mi ha mai visto, come potrebbe? Perfetto, questa faccenda te la liscia che ho piacere. Tu dammi il nostro uomo e se non lo sbeffeggerò per bene, riversami addosso pure tutta la colpa. Va bene. Andiamo. Puoi andare, grazie mille. Ficcatevi in testa questa faccenda, mi raccomando. Tu non preoccupartene, va via. Vai, buon viaggio! Andrò al fondo. E buoni affari. Senti, Acroteleuzia, ma se oggi stesso mi riuscirà di far avere al mio ospite la concubina del militare, in modo che se la possa portare da tele, insomma, se riusciamo in questa prova, in questa cosa, e che regalo ti devo mandare? Ma la ragazza ci dà man forte. Ci impiegherà tutto il suo spirito e tutta la sua furberia. Allora non credo che potremo fallire, una volta che avremo riunito insieme le nostre malizie. Allora, rientriamo e riflettiamo bene sul da farsi. Dovremmo impiegare tutta la nostra attenzione, tutta la nostra astuzia per evitare qualsiasi esitazione quando il militare arriverà. Ci fai perdere tempo! È un vero piacere quando quel che si fa riesce bene. Oggi ho mandato il mio parassita da Re Seleuco per condurgli a cenare che io stesso gli ho soldato. E ora ho un po' di tempo per riposare. Ma perché non vadi ai tuoi interessi invece che a quelli di Seleuco? Con la mia mediazione ti si offre un partito splendido e inatteso. E va bene, metterò da parte i miei numerosissimi appuntamenti per ascoltarti. Parla, le mie orecchie sono a tua completa disposizione. Vieni qua, tutte e due. Ascolta, mi è stato raccomandato di trattare questo argomento nella massima segretezza. Guardati intorno che non ci sia nessuno. Non c'è nessuno. Ok, allora prendi questo pennellone. Ma cos'è? E da dove viene? Da una donna che è una magnificenza, un gioiello, si strugge l'amore per te. Ah, e dimmi, è libera o schiava? Ma come potrei mai osare di farti farmi interprete presso di te di una schiava quando non riesci ad accontentare tutte le donne libere che vi sono al mondo e bramano il tuo amore? E dimmi, è sposata o vedova? Sposata e vedova. Ma come fai a essere sposata e vedova allo stesso tempo? Niente, giovane come ha sposato un vecchio. Bene, bene. Hai lineamenti fini e delicati. Bada di non mentirmi, eh? No, è l'unica dotata di una bellezza tale da
leggere il confronto con la tua. Con la mia? Ma allora deve essere bellissima. Ma chi è? È la moglie di Prepletomeno, il vecchio che abita qua a fianco. Si strugge l'amore per te, vuole lasciare il marito, non può soffrirlo così vecchio. E mi prega, mi supplica di supplicarti e pregarti che tu gli dia le possibilità. Ma cosa ne faremo della concubina qui in casa, Palestrina? Ma direi a dove le pare. Guarda, giusto la sorella e la madre sono venute qua da Efe. La sorella e la madre? Ma che magnifica occasione per mettere alla porta quella donna! Zitta, zitta! C'è la sua lancia che porta un messaggio per te. Ma che lancia? La sua serpenta, quella che mi ha dato l'anello da portare. È veloce anche questa, eh? Ma il suo confronto è una vertuccia, lo vedi come drizza gli occhi, le orecchie, eh? Davanti a casa è già pronto il circo dove giocherò i miei tiri. Farò finta di non averli visti, di non sapere che sono qui tutti e due. Ma per caso non ci sarà mica qualcuno da queste parti che si fa gli affari altri più che dei propri? Che stia a spiare le mie mosse? Ho paura che qualcuno di questi possa uscire di casa proprio mentre passa di qui la mia padrona, il cui cuore, oh povera sventurata, palpita d'amore per il prode valoroso Pirgo Polinice. Deve essere anche l'innamorata di me che sta esaltando la mia bellezza. Ma Pirgo Luce, ma non ricorre alla minima volgarità parlando di te? Ma sì, ma anche lei d'altronde è una donna precisa e garbata, io, Palestrone, mi sto innamorando di lei. Ma prima ancora di aver visto l'altra con codesti occhi. Ma io mi fido di te come se la vedessi lì l'altra. Lì, però, in sua assenza, non posso fare a meno che innamorarmi dall'altra. Vedi bene da farlo, perché questa è la mia fidanzata. E se tu prendi in moglie l'altra oggi, io mi sposo questa. Ma allora che aspetta, faccio parlare. Sì, seguimi. Voglio concedermi il cielo di incontrare la persona per cui sono uscita oggi. Oh, guarda, sei proprio fortunata, non temere. Qui c'è qualcuno che sa dov'è quello che cerco. Ma chi ha parlato? Il confidente. Per Polluccia, il mio segreto non è un segreto allora. È un segreto per i figli, ma io... È un segreto, non è un segreto. E che significa ciò? Che è un segreto per i figli, ma io sono fidatissimo. E allora fatti riconoscere, no? Una donna ama un certo uomo. Per Polluccia questo capita tante. Ma non capita a nessuno di regalare un anello. Ora sì che ti ha riconosciuto. Tu sei colui che mi ha spianato la via. Sì, sono io. C'è qualcuno qua, sai? C'è o non c'è? Io voglio parlare con te da sola. Da solo? Ma è lungo o breve il discorso che devi fare? Brevissimo, tre parole soltanto. Ok, torno subito, eh. E io devo stare qui in attivo col mio fisico spaziale e le mie prodezze? Sì, sì, sai, è per te che mi sbatto le stramanca. Dimmi i desiderati. Volevo sapere come spugnare questa nuova Ilio. Direi che ella si strugge l'amore per lui. Fin qui ci sono. Guarderai le sue prodezze, la sua bellezza, il suo fisico. Il suo... Vabbè, questo lo so fare, te l'ho dimostrato poco fa. Allora per il resto pensaci tu, però ricordati le mie parole. Oh, ma insomma, vieni qua, ma badai un po' anche a me oggi. Ai tuoi ordini. Ma cosa mi state dicendo? Oh, come si lamenta per te! Sì, le manchi. Le manchi. Ma allora, falla venire qui. Sei sicuro? Ma tu sai come ti devi comportare, Devi fare l'annoiato, il disinteressato, come se non ti interessasse, ricoprimi di insolenza perché ti metto in piazza in questo modo. Ok. Oh, allora fare male. Vieni dunque, donna, se ti occorre qualcosa. Salve, splendore. Mi chiama con il mio soprannome e gli dei ti aiutino sempre. Posso passare tutta la vita con te. No, chiedi troppo. Ma non parlo di me, sto parlando della mia padrona. Che si strugge d'amore per te. E sapessi quante donne hanno questo desiderio e non possono appagarlo. Per Polluccia non c'è da meravigliarsi se fa così il prezioso. Un uomo tanto forte, famoso per le imprese e per prestanze. Ci fu mai un uomo più degno di essere un dio? Ecco sì, lui dell'uomo ha proprio poco. Ha più dell'uomo un avvoltoio, credo io. Dato che mi fa tanti complimenti, mi dà l'importanza. Sì, ecco, questo stallone, se non lo si paga, non c'è donna con cui sia disposta ad unirsi. Qualsiasi somma chieda gli sarà data. Gli si servirà un talento in filippi d'oro, cara. Ma è anche troppo poco. No, io non sono avido per natura, sono già abbastanza ricco. Di oro ne ho a palate, di argento a montagne, di filippi potrei farci una montagna più alta dell'Etna. Sì, come le spalla grosse. Come lo smettete? Io come la prendo in giro? A meraviglia. Tu però adesso non fatemi perdere tempo, eh? Allora, gli vuoi dare una risposta? Questa viene da parte di quella di cui ti ho parlato poco fa. Perché devi farla aspettare e farla soffrire? Non ti ha fatto nulla di male. E va bene. Falla venire qui e farò quello che vuole. Ok, va bene. Ma... Okay. Beh, lo sai dunque però
che le donne da lui fecondate hanno figli che campano 800 anni. Ma va la burlone! Ma infatti non sono 800 anni, bensì 1000! Uno dopo l'altro! Io avevo calato un po' perché costei non volesse che pensasse che la volessi finocchiare. Ma per quelluccia, ma quanto vivrà lui se i suoi figli vivono così a lungo? Io, donna, sono nato il giorno dopo Zeus. Sì, ecco, se fossi nato il giorno prima regnerebbe il cielo. Sì, però, sentite, adesso lasciatemi andare via viva da voi, se è possibile. Allora, le vuoi dare sta risposta? Gli hai data, sì o no? Io l'ho data. Sì, ok, sì. Allora va. Vado? Vai. Va. Ti occorre altro, te? Sì. Di non essere più bella di quello che sono. La mia bellezza mi procura già troppi fastidi. Senti, senti, ragazzi, tutte, parli con garbo e con prudenza. Le farò balzare il cuore nel petto. Se Filocomasia è ancora di là, la passa dall'altra parte, che lui è qua. Filocomasia è qui con la mia padrona. Hanno ascoltato tutto di nascosto. Ma questo è perfetto, faciliterà le loro manovre. Sì, però adesso mi fai perdere tempo, quindi me ne vado. Ma io non ti faccio più tempo, io non ti tocco, non ti parlo con me, basta. Ma cosa ne faremo della concubina qui in casa, palestrione? Ma io perché ti riconsiglio a me? Ti ho detto cosa devi fare, bene tutti i vestiti, i gioielli, dire di andare dove le pare, tanto di ricchezze ne hai, aiuto. Ma la sorella e la madre? Tu, sono qua. Sono qui, e come sì. Lo sai? Le ho viste, ho visto la sorella. Ah, hai visto la sorella? Sì. E la sorella ti è passa? Interessante. Puoi aver tutto tu, eh? E la madre, ti ha detto dove era la madre? La madre è a bordo, con un'infezione agli occhi, e sai chi me l'ha detto? Il... Marinaio. Il marinaio. Il marinaio. Il marinaio, quindi, era... Sto girallando te, eh? Vuoi aver tutto? Sei stato proprio un stallone. Vai dietro agli uomini quanto alle donne. Allora sistemerò questa faccenda. Occupati della faccenda, sì. La sistemerò in tutti i sensi. Sì. Io la scaccerò o con le buone o con le cattive. No, ecco, o con le buone o con le buone. Perché vi dovete lasciare d'amore e d'accordo. Ricordati quello che ti ho detto. Vai, ti obbedisco. Vado, Va, va. Mi sembra che questo donnaiolo sia diverso da come ve l'ho descritto io. Ecco, adesso mi serve o più zicle o acropelenzia. Ecco il lungo, guarda. Seguitemi e guardatevi d'attorno, che non ci siano degli iscritti. Non vedo nessuna, tranne quelli che vogliamo incontrare. E io voglio incontrare voi. Come va il master architetto? Architetto io? Ma se non sono in grado di cavare un ragno dal buco? Ella! Ma come ha saputo bene recitare? Come l'ha messo, come l'ha inzinocchiato il militare? E questa è ancora poco, so fare anche di meglio. Tu stai tranquillo, Pleusicle, perché questa faccenda fino a liscia che ho piacere. Pirco Polini ci è proprio entrato in casa per pregare Filocomasa ad andarsene. Bene, bene. Ecco, c'è di più. Io gli ho suggerito di dargli tutti i vestiti, tutti i gioielli, Gliel'ho suggerito io. Ma non ci sono difficoltà dal momento che lei lo vuole e lo desidera. Tu forse non sai che quando si è sulla superficie di un pozzo si può ricadere giù in un batter d'occhio. Ecco, noi siamo sulla superficie del pozzo e serve la massima astuzia. Ne abbiamo una grande provvista, quanto vedo. Tre donne, tu quattro, io cinque, il vecchio sei. E tutti gli inganni di cui disponiamo noi sei, ne sono sicuro. Potremmo espugnare qualsiasi fortezza. Vabbè, ora ascoltatemi. Veniamo giusto da te per sentire se hai nuove istruzioni da darci. Ho giusto un incarico per voi. Generale, per quel che mi riguarda, però tu ciò che vorrai. Bene, si dovrà parlare al militare con garbo ed eleganza. Il tuo ordine è uno spasso per me. Sai in che modo? Ma certamente. Devo fingere di struggermi d'amore per lui. Perfetto. E che codesto amore mi ha indotto a divorziare dal vecchio perché desidero sposare lui. Perfettamente, c'è giusto una cosa in più. Direi che quella casa appartiene alla tua di dote, così che a lui non gli venga il ticchio di entrare in casa altrui. Il consiglio è buono, ti basta se faccio un lavoretto con i fiocchi così che tu non abbia nulla da ridire? Sì, mi basta, più si crede su te. Allora, tu a un certo punto arriverai vestito da marinaio. Boh, mettiti una casacca, un cappello color ruggine, troverai tutto in casa di Periclitomeno. E cosa devo fare? Ecco, dovrei venire e fingere che il vento è favorevole e bisogna partire perché la madre di Filocomasia vuole partire e che si deve affrettare. Mi piace, continua. Ecco. E quindi Filocomasia, che non vorrà di certo fare aspettare la madre, partirà subito. Poi non ti raggiungerò dopo, no? Sì, mi raggiungerai perché cosa farò? Io porterò i bagagli, perché Pirco Polinice mi dirà di portare i bagagli e io, se è chiaro, di filato partirò. Perfetto. Perfetto, no? Perfetto. E tu, mi raccomando, vanta la sua bellezza da lontano e disprezza la tua al suo confronto, il suo fisico, le sue cose. I tuoi ordini sono sacri per noi. Va bene, allora adesso andate perché mi sa che sta arrivando. Dai, via. Eccolo tu, che giù, Vico, stai seguendo un fantasma. Ho ottenuto da Filocomasia quel che volevo e come volevo, d'amore e d'accordo. Ma come mai sei stato tanto là dentro? Mai come oggi ho capito che quella donna mi ama. Come?
Quanto tempo mi ci è voluto, ma quante parole! Ma alla fine l'ho avuta vinta io, eh? Sono riuscita a scacciarla, gli ho dato tutto quello che mi ha chiesto, tutto! Questi notti a palestrone. No! Ma io come farò senza di te? Palestrone, fatti coraggio, presto ti riscatterò. Io ho provato in tutti i modi a dirle, ma no, ma fatti senza di lui niente, non c'è stato verso. Oddio, non mi tocca che affidarmi agli dèi e a te. Ma sai come? Io sono felice. Perché penso a che condizioni ti lascio, come una donna che ti ama, grazie alla tua bellissima bellezza e alla mia mediazione. Ma perché tante parole? Io ti darò soldi, potere, donne, fama, se ci riesci. Ma non ci riuscirò, stai tranquillo. Ma io sto sbagliando! Ho capito, ma devi frenare la passione, smettila di sbagliare. Eccola dunque che esce. Oddio. Oh, ma dove no? Eccola il militare. Dov'è? A destra. Lo vedo. Guardalo di sottecchi, che non si accorga che lo stiamo guardando. Lo vedo, per poi luce, adesso è il momento d'essere più maliziose che mai, eh? Vai, dai, comincia pure tu. Di grazia, ti sei incontrata personalmente con lui. Non risparmi la tua voce, deve sentire. Certo, l'ho incontrato personalmente. Gli ho parlato di quello che ho voluto, per quanto ho voluto e a mio talento. Ma tu senti cosa dicono? Sento, sento, si strugge l'amore per te. Che donna fortunata che sei. Ma come mi ama! Quel che mi dice è veramente straordinario. Che l'hai incontrato e l'hai piegato con le tue preghiere. Dicono che per incontrarlo bisogna inviargli una lettera, un messaggero, come se fosse un re. Ma infatti io sono riuscita a stento a avvicinarlo e a convincerlo. Ma che ascendente hai sulle donne? Mi rassegnerò dal momento che così vuole Venere. Prego e supplico Venere di concedermi l'uomo che amo e che desidero ardentemente e di renderlo benevolo nei miei riguardi e di far sì che il mio amore non lo infastidisca. Spero che sarai accontentata. Sono in tantissima a volerlo e lui le rifiuta tutte. Ha fatto eccezione solamente per te. Ma è proprio questo il timore che mi affligge. Schizzinoso com'è, non vorrei che il suo sguardo gli facessero mutar parere riguardo alla mia bellezza. Non lo farà, stai tranquilla. Ma come mi teme? La mia paura adesso è che gli elogi che tu gli hai fatto di me siano superiori alla mia bellezza. Ho avuto paura che tu gli appaia più bella di quanto non si immagini. Se non dovesse accettare di sposarmi, mi getterò alle sue ginocchia e lo supplicherò. Se non dovesse ascoltarmi, mi darò la morte. No. Sento di non poter vivere senza di lui. Ma bisogna impedire di morire, non c'è dubbio. E se mi avvicinassi? Oh, ma cosa avvicinarsi? Devi pensare alla tua fama. Lascia che ti sospiri, ti voglio. Devo avvicinarmi io o lo chiami fuori tu, mi Filippa? Aspettiamo che esca qualcuno. No, deve entrare. C'è la porta chiusa. La farò aprire. Non sente, vieni qua, dove vai? Se ha mai amato, sei tanto saggio, qualche bello, saprà perdonare i miei dispiaceri. Ehi. Oh. Oh. È pazza. Anch'io sono pazzo per lei. Sì, ma non ti deve sentire. Perché ce ne stai rimpalata? Perché non bussi alla porta? Perché lì dentro non c'è quello che io cerco. E come lo sai? Dal naso. Dal naso? C'è una donna terrificante qua intorno. È un indovino. Dato che innamorata Venere le infusa lo spirito profetico. Sì, ma deve essere qua vicino. C'è una donna terrificante. Ma questa ci vede più col naso che con gli occhi. È l'amore delle ciechi. Sorreggimi. Perché? Perché non cada? E perché mai? Perché non riesco a stare in piedi, sento il cuore sfuggirmi dagli occhi. Tu per qualunque tu hai visto il militare? Sì. E dov'è, scusa, perché io non lo vedo? Lo vedresti se tu lo amassi. Oh, per Polluce! Non lo amerei più di quanto lo ami tu, se solo me lo permettessi. È ufficiale, si innamorano tutte di te al primo sguardo. Non so se te l'ho mai detto, ma io sono nipote di Venere. Ora tu lo avvicini. Sì, già. Vorrei parlarvi. E noi a te. Come abbiamo deciso, condotto fuori di casa la mia padrona. Sì, la vedo. Dille di avvicinarsi allora. Mi sono indotta a non disprezzarla al pari delle altre, dato che mi hai tanto pregato. Bravo, quando ti ha visto, gli occhi le hanno tagliato la lingua. Quando si avvicinerà non riuscirà nemmeno a parlare con te. Sì, vedo bene che bisognerà allietarle il male. Ma guarda come trema, come è impaurita. Sì, capita anche agli uomini armati. Non c'è da preoccuparsi, te è una donna. Ma cosa vuole da me, dunque? Poter passare tutta la vita con te.
Tutta la vita con me. Tutta la vita con te. Tutta la vita con me. E vuole stringerti tra le braccia, carezzarti, abbracciarti, perché se non le presti soccorso si darà alla disperazione. Bisognerà levarle male. E va bene. Va bene, allora io, secondo te, io dovrei andare in casa sua, in casa sua. Io che sono disperato perché poi lei è sposata, e quindi mi becca il marito. No, mi becca il marito. Ma no, lei ha cacciato il marito di casa per te. Ha cacciato il marito di casa? Sì. E come ha fatto? Ha cacciato il marito di casa perché la casa fa parte della sua dote. Ma allora devi andare in casa, la raggiungerò subito. Sì, però tu vai subito e non farla stare in pena. Sì, non mi farò attendere, vai. Andiamo. Ma che vedo? Che vedi? C'è un marinaio che sta venendo dalla piazza. È giusto il marinaio, quello di Filippo Manzi, mi sa. Ah, quindi sta venendo a cercare Filippo. Penso di sì. Se non sapessi che per amore si è fatto questo e altro, che si sono commesse birbonate da ogni genere, avrei maggiori temi andare vestito così per amore. Ma siccome ho sentito dire che tanti altri hanno agito in modo scorretto, ho un'eccezione. Ma ecco quale strumento insieme a militare. Oh, mi sa che la donna l'ha generata ritardo in persona. Perché qualsiasi altro ritardo, anche se fa tardare ugualmente, far minore di quello causato dalla donna. Mi sa che ormai lo fanno per abitudine. Adesso vengo a prenderla io, questa Filocomasia. C'è qualcuno? Sì, ma perché bussi alla nostra porta? Sto cercando Filocomasia, vengo da parte di sua madre. E se intende partire, venga. Sta facendo perdere tempo a tutti e noi vogliamo saltare. Sì, è già tutto pronto da un pezzo. Va, palestrione, fate aiutare alcuni uomini a portare fuori tutte le cose che le ho regalato. Gioielli, abiti, ori, tutto, Tutto mi raccomando, è già tutto imballato e pronto. Va. Prego, ti spicci? Cioè, non voglio perdere tempo, eh! Ma si può sapere quando potrei piangere? Come posso fare a meno di piangere? Sto lasciando i luoghi in cui ho passato i miei momenti più felici. Ecco dunque l'uomo che viene da parte di tua madre. Oh, lo vedo. Ascolta, palestrione. Ma perché non fai portare fuori tutto quello che mi hai regalato? Sì. Salute, Filocomasia. Salute a te. Tua madre e tua sorella mi hanno incaricato di porgerti i loro saluti. Ben si stia. Ti pregano di raggiungerle finché il vento è favorevole. Se tua madre non avesse avuto male agli occhi, sarebbe venuta insieme a me. Verrò, seppur a malincuore. Cosa costringe a fare l'amor filiale? Lo so, sei giudiziosa, lo so bene. Sì, ma bada, che se non fosse cresciuta con me, questa qua sarebbe soltanto una povera sciocca. È questo che mi affligge, dover lasciare un uomo come te, che fai traboccare di spirito chiunque. Stando con te mi sentivo più disinvolta. È un fatto a cui devo rinunciare. Su, via, a me non piangere. Come posso farmene di piangere? E fatti coraggio. Ma sei un'amore che trovo. Ti prego, mi concedi un ultimo abbraccio prima di partire. Te lo concedo. Oh, pupilla dei miei occhi. Oh, sono in agile che non cada! Ma che è questo? Di grazia! Oddio! È svenuta, ma è perso i sensi, è chiaro! Vai a casa a prendere un po' d'acqua! Ma che acqua, è acqua! Devi solo respirare! Questa faccenda non mi piace! Tengono le teste troppo vicine! Togli le tue labbra dalle sue, marinaio! Vai a cercare i guai! Vai a cercare i guai! Volevo assicurarmi che respirasse ancora! Allora dovevi avvicinarle all'orecchio! Pirovina! Se preferisci la lascerò! Ma tiella pure! Pirovina no! Servi, venite fuori e fate mandare fuori tutto quello che le ho regalato. Io devo andare allora. Io me ne vado, guarda. Come faccio senza di te? Palestrione, io sono. Fatti coraggio, palestrione. Come faccio se sono io la prima che provo? Fatti forza! Sì, va bene. Oh, che succede? Che vedo? Oh, Duce, salve. Hai ripreso i sensi, Filocomasia? Ti ho mai baciato? Non temere, amor mio! Oh, ma che è questo? Di grazia! Oh! No! Si è appena svegliata, ha perso il senso, è confusa! Questa ti ho paura che la faccenda sia troppo chiara! Cos'hai detto? No, dico che se io vado via con tutti i pacchi così, la gente penserà male di te! La gente penserà male di me? Penso di sì! La gente...
Tutta questa roba appartiene a me, e soltanto a me, e io me ne fischio di chiunque, capito? E ora andate via tutti. Io lo dicevo per te. Lo so. E io vado allora, vado. Compagni di servitù, pensate a me, che anche se sarò lontano, vogliatemi bene. Addio, palestrone, addio. Addio, addio. Guarda te cosa mi tocca fare per guadagnarmi da vivere. Ora quelli là dentro stanno organizzando una bella sorpresa per accogliere quel buffone che sta là in mezzo alla piazza. Ah, finalmente ho compiuto tutti i miei doveri e posso dedicarmi alle attenzioni della mia corteggiata amici. No, 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 corteggiate, non devo ancora entrare in casa del padrone, se no scoprirà tutto e io verrò spogliato vivo dal mio padrone. Devo fare qualcosa, ma lei non sarà mica il famosissimo eroe, da molti acclamato in città. Ho davvero avuto la fortuna di incontrare una simile celebrità. Sì, io sono Pirgo Polinice, il nipote di Venere e il suocero di Achille. E tu chi saresti? Sarà sicuramente mio fan. Oh, io sono solo un'umile serva che però ama a dismisura i racconti delle sue incredibili gesta. Ah, sei un'ammiratrice, quindi? Esattamente, e se la sua divina persona me lo concedesse, io direi che il protagonista di quelle stesse magnifiche imprese me le narrasse. Questo è veramente l'essere più egocentrico dell'universo. Ma devo tenere buono che ti farò. Io vorrei tantissimo, raccontarti queste cose, tantissimo. Vado a fare delle cose importantissime. Aspetta. Io vorrei davvero stare qua a farmi volare da questo posto qua. Però la mia donna mi sta aspettando. Le cose si mettono male, non so più cosa fare. Guarda, una scimmia al centro della piazza. Prendere un certo silenzio. Cosa fai che stai combinando? Non dovevi dire. Bellissimo amante, cosa stai combinando con quella scimmia? Croteleuzia, sì, io volevo venire subito da te, ma sono stato fermato prima da un ammiratore e poi è arrivata una scimmia, ma ora sono qui per te. Storia credibile e comunque vestito stupendo, risalto il tuo fisico scultorio. Sì, me lo dicono in tanti, sì, ma adesso interviamo. No, prima ammiriamo la bellezza di questa piazza, guarda. Com'è piena di vita! La Croteleuzia, è deserta questa piazza. Allora pensiamo un attimo al significato della vera bellezza. Tu sei un conoscitore di questa materia? Non so più. Sì, io sono un conoscitore di questa materia, ma possiamo parlarne dentro? Ho appena lavato! Non importa, il mio passo è più leggero di quello di un puma. Non sporco mai. C'è un'infestazione di topi! 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 Io non temo assolutamente i topi. Ho affrontato ben altro, io. Sono pantegane giganti. Possiamo anche andare a casa mia. Sciocchino, era uno scherzo! Ah. Possiamo andare? Si è cacciato da sé nella rete. La trappola è appunto. Il vecchio è pronto a prombare su quel libertino che è fiero della sua bellezza e convinto che qualunque donna si innamori di lui al primo sguardo. Mentre sia gli uomini che le donne lo detestano. Ma su via, gettiamoci la testa. Conducetelo qua! E se non vuole seguirmi, tiratelo fuori di me. Tenetelo altro, fratello eterno, fatelo a pezzi! E ti scongiuro per evitarlo! I tuoi scongiuri sono inutili per Ercole! E tu capirai, vedi se il tuo coltello verrà finito? Altro che un pezzo che muore dalla voglia di sventare questo libertino! Sono morto! Non ancora, lo dici troppo presto! Devo sapere adesso! No, prima caricatelo di bastonate! Bisogna dargli una buona dose! Come hai usato toccare la moglie di un altro, svergognato! Ma che idea mi assista, non sei lei a venire da me! Stai mentendo, colpito! Ma aspetta, aspetta, lascia che ti dica! No! Ma non ho il diritto di parlare! E allora parla! Io sono stato pregato di andare da lei! E come hai osato andarci? No, sono
passato un po' tutto abbastanza. Mi scongiuro. Quando ti pare, ora stendete la terra su fino a braccia morte. Aspetta, prima di tagliare. Aspetta. Ma allora parla, finché sei ancora intero. Io credevo che fosse vedova, ma l'aveva detto la messaggera che faceva l'intermediario. Allora giura che non te la prenderai per questa faccenda, per le bastonate che hai ricevuto e per quelle che ancora riceverai, se ti lasciamo andare via da qui intero. Nipotino di Venere! Giuro, per Giove e per Marte, che non me la prenderò con nessuno per quello che mi è successo oggi. E anzi, se me ne potrò andare con i miei bravi testimoni, dovrò dire che mi si è trattato bene, data la mia colpa. E se non manterrai la parola? Che io viva sempre senza testimoni! Bastonatelo ancora! Poi lasciatelo andare! Ah, grazie! Ti ringrazio per aver tolerato la mia causa. Allora dacci una mina d'oro? Ma perché? Perché oggi ti si lascia partire di qua, sano e con i testimoni sani e salvi, nipotino di Venere! Altrimenti non te ne andrai, non illuderti! E va bene, mi sarà data. Ora sei più ragionevole, quanto la clami della tunica la scimitarra, non le riavrai indietro, non contarci. Devo batterlo ancora. O intendi mollarlo? No, basta, sono già molli di botte, basta. E allora sogliete. Oh, ti ringrazio. E se ti rimbeccherò ancora una volta qua, ci rimetterai i testimoni. Ma non faccio obiezioni. Capito? Rientriamo, carioni. Ecco qua, che arriva il mio servo. Celedro, è già partita Filocomanza, dimmi. Da un pezzo. Ohimè. Diresti ancora di più se avessi visto quello che ho visto io. Quello col cappellaccio marrone. Non era un marinaio. E chi era? Era l'amante di Filocomasia. E come lo sai? Perché appena sono uscite da Efeso, non hanno perso un attimo. Si sono baciati e abbracciati. Oh, mi è sfortunato. Mi accorgo che mi ha dato la baia. Furfante d'un palestarione. È stato lui a cacciarmi in questo pasticcio. Ma me lo merita. Me lo merita. Anzi, ti dirò di più. Dovrebbero fare così con tutti i donaglioni sulla faccia della terra. Ce ne sarebbero di meno. Avrebbero meno coraggio e penserebbero di meno a queste cose. Entriamocene. E voi applaudite.